Mi ricordo che da piccolo, quando si avvicinava Natale, i miei prendevano un pomeriggio e andavano alla città mercato. Era una sorta di antesignano dei centri commerciali di adesso. Era piuttosto distante ed era anche un posto straordinario dove ci si poteva permettere una volta di farsi anche un regalo. Era bellissimo perché tornavano a casa con degli acquisti di vario genere, ma soprattutto uno, l'oggetto che avrebbe innalzato il livello tecnologico di tutta la famiglia. Ricordo con tenerezza il videoregistratore Grundig con 5 testine 5. Era roba che costava un botto. E se ci riguardassi un film adesso, che siamo nell'era dell'Ultra HD e del 4K, sembra di avere una malattia agli occhi. Poi mi ricordo la lavatrice o l'anno prima ancora il TV Color, insomma tutti quegli acquisti che fanno anche una certa paura alla cassa perché stai spendendo un sacco di soldi, che però ti danno una grande soddisfazione perché premiano il lavoro di un anno. È un po' l'effetto che fanno quelli che chiamiamo beni durevoli. Quando un'azienda si trova a cambiare una macchina, ad esempio una pressapiegatrice, a volte la sensazione è un po' la stessa. Dietro un ventaglio di offerte allettanti, a volte si nasconde lo spauracchio, poi il timore di avere un cattivo servizio post vendita, oppure di comprare degli accessori che dopo si rivelano molto meno proficui di quanto si pensasse. La prima scelta cruciale già spesso è questa: compro dal piccolo produttore o dal gigante internazionale. Ecco quattro motivi che spesso fanno propendere da una parte o dall'altra. Compro dal piccolo se voglio il tailor-made spinto, un qualcosa che sia su misura il più possibile per le mie esigenze. Avere e mantenere un rapporto stretto con il produttore, parlargli, guardarlo negli occhi, potergli esporre tutte quante le mie problematiche. 3. Semplicemente soddisfare il mio senso di appartenenza, cioè destinare i miei soldi ad un'azienda che si trova magari pochi chilometri da casa mia. 4. Contare in un service molto attento, almeno spero. Quali sono invece i motivi che mi spingono a comprare da un grande produttore? Numero 1, ho bisogno di certezze. Un grande nome, un nome blasonato, non può che essere legato a un grande prodotto. Voglio poter disporre della miglior tecnologia anche dal punto di vista informatico. 3, preferisco avere un solo interlocutore per tante macchine diverse all'interno dell'azienda e magari farle dialogare fra di loro. 4. Ultimo per ordine, ma non meno importante, anche per rappresentanza. Un marchio blasonato dà l'idea al cliente anche di cosa ci possiamo permettere. Chiaramente non è finito qui. Ci sono molti altri aspetti che determinano una scelta, ma nel frattempo, se ti è piaciuto questo video, condividilo.